quando arriva Miss Murphy, perché i lavori di inglese sono sempre belli e le maestre sono gentili. Quando arriva Miss Murphy sono contenta, perché dopo, quando abbiamo fatto dei lavori che li abbiamo fatti bene, ci dà gli sticker. Where is the fish? The fish is on the dish. Okay, one only. Charlie, where is the bear? The bear is on the chair. Where is the snake? The snake is on the cake. Un'avventura per me, un viaggio che è iniziato 6-7 anni fa ed è arrivato a questo traguardo, al Clil, con tutte le difficoltà e con tutte le soddisfazioni che mi ha dato, che mi ha portato. L'inglese nella scuola primaria serve ad aprire lo sguardo intorno a una nuova realtà, una nuova lingua. Non arriviamo delle competenze alte, ma apriamo un percorso. The English lessons in the CLIL program are based on storytelling, acting, role playing, and games and songs. The primary school children enjoy these activities, and through them they learn basic English structures. Allora, cerchiamo di essere un coro. Comodi, tiriamo fuori tutta la nostra voce. Siamo nel punto finale di questo spettacolo. I bambini sono stati sempre fantastici. Domani spopoleranno con i genitori. E per noi sarà una grande soddisfazione vedere il prodotto di 3 anni. Tutto ciò che loro hanno imparato. To something might be different, but children just the same. Then we all like to sing and play. Credo l'esperienza più importante a livello, possiamo dirlo, a livello nazionale rispetto al CLIL, quindi all'insegnamento di materie non linguistiche attraverso una lingua straniera, nello specifico attraverso l'inglese. Direi che gli stessi livelli nazionali, con l'esperienza fatta dal Ministero, hanno raggiunto per esempio sul territorio regionale un insieme di 6 scuole e di 1 migliaio di studenti, quando da solo l'esperienza fatta con SEA nel CUVE, quindi nel sedime del territorio dell'aeroporto di Malpensa, raggiunge 1700 studenti solo in quest'ultimo anno scolastico e raggiunge ben 7 istituti con un numero ovviamente notevolissimo di classi. SEA ha voluto sostenere in modo tangibile un progetto in cui ha molto creduto e che nasce da un'intensa e consolidata collaborazione con il mondo della scuola. Siamo partiti dalla convinzione, che è stata anche la nostra principale ragione per cui ci siamo impegnati, che l'inglese è uno strumento di lavoro pressoché indispensabile, è un requisito fondamentale per lavorare non solo in aeroporto ma anche in un territorio nel quale è presente un'alta concentrazione di imprese impegnate sul mercato internazionale. Quindi è stato anche nel nostro interesse investire nel miglioramento delle competenze linguistiche dei giovani del nostro territorio sin da primi anni di scuola. Okay, today we're going to do Hickory Dickory Dock. Do you remember? Yes! All right, are we ready? Yes! Okay, 1, 2, 3. Hickory Dickory Dock, the mouse went on the clock, the clock struck one, the mouse went down, Hickory Dickory Dock. Full immersion nella lingua con l'apporto del,
della madrelingua ci dà la possibilità ai bambini di imparare la pronuncia precisa delle parole. Il gioco è importante perché permette ai bambini di imparare l'inglese in modo divertente, di non farlo sembrare una lingua difficile. L'inglese apre le porte al mondo, alle opportunità future, al loro lavoro futuro, a poter viaggiare, a poter interagire con moltissime persone. Oh, good morning! Good morning, Otto Mastruder! Hello, Patricia! Nice to meet you, nice to see you again. How are you? Fine, and you? Not so bad, thank you. Nice to meet you, children. How are you? Fine, thank you. Oh, very good. So, today we are going to do an experiment about the water cycle. For this experiment, we need a plate. What is it? Plate. Good. A bowl. What is it? Bowl. Good. And some of hot water. Hot water. Hot water. One, two, three, four, it is water is evaporating. Water is evaporating. The vapor touch the cold bowl is condensating. Which is the cold bowl, yes, Professor? Yes, cold bowl. And then? And condensation. The condensation occurs. Occurs. Some of water. Ok, ho voluto introdurre il personaggio Otto von Strudel perché mi sembra un modo più carino in modo da rendere più carina la lezione, con attività ludiche ma anche come abitudine a parlare inglese. E Otto von Strudel è uno che non capisce l'italiano e quindi i bambini sono stimolati a parlare in inglese in modo da poi consolidare le varie strutture. Con Otto von Strudel i bambini si divertono, infatti lo chiedono sempre e quindi è presente in tutte le lezioni di scienze in inglese. Put the piece of paper on the water surface. The paper clip it's sinking. I like to do this experiment, especially with Professor Otto von Strudel and teacher Patricia. Very good year this year with the children, who have been very good and have been learning very well the English terms and a lot of English words and songs. Georgina, sleeping now, sleeping now, sleeping now. Georgina, sleeping now. È una scommessa, credo vinta, una scommessa vinta anzitutto dalle comunità locali, dalle comunità dei comuni del territorio di Malpensa, vinta da SEA rispetto a una scommessa, io credo, complessivamente davvero significativa di valorizzazione del territorio. Noi ci sentiamo parte di questo territorio e quindi sappiamo che dare un contributo alla crescita delle competenze diffuse dei suoi abitanti è un investimento anche sulla nostra crescita futura. Good morning! Good morning! How are you? Very well, thank you! How are you? I'm very well, thank you. Today is? Friday! Friday. And what's the weather like? Hot and sunny! Yes, it's hot and sunny. Okay, today we're going to study geography and we're looking at natural elements and man-made elements. In my opinion, the CLIL has been a great opportunity for children because they learn the correct pronunciation, the intonation, and they learn everyday language in English. Intelligent and fast.
glacier. The glacier. Please, can you tell me what is the glacier? The glacier is made of? Ice. Please, can you come here and put the glacier in the proper place, Georgia? This is the glacier. This is the point where the glacier stays. But when the glacier melts down, what happens? Erika. Very good. This is the source, the beginning point of a river. First part of the river, there is a big difference. Can you see the difference between two levels? The water needs to fall down. So how can we call the falling down of the water? Please, together. Right, scene one, narrator one, come here. Of a tiny snail and an enormous grey-blue whale. This is a black rock, the tiny snail says. The sea is deep and the world is wide. How I long to sail. I got it. I reach a ride. What's the date today? Today is Friday. Now, what's the season we're in? It's spring. It's spring. Fantastic. It's the 16th of May 2014. Are we in the city? No. Are we in a town? No. Are we at the countryside? No! Where are we? The seaside. Si inizia sempre con i saluti, con la richiesta del giorno, del tempo. Ecco, queste routine fanno parte ormai della nostra vita quotidiana e per loro sono naturali, normali, non creano né stress né niente, escono naturalmente. E poi attraverso appunto i giochi, le canzoni, attività piuttosto ludiche, si riesce a comunicare ai bambini l'entusiasmo per la lingua straniera, che è la prima cosa, la motivazione. Yellow submarine, yellow submarine, we are